24 aprile 2014, siamo alla Camera dei Deputati, alla sala stampa, e abbiamo assistito, abbiamo registrato una conferenza stampa intitolata Passione per la Libertà. È intervenuto anche Alessandro Massari della direzione Radicali Italiani, che è preso da una iniziativa importante, una proposta insieme a Valerio Federico sulle fondazioni bancarie, sulle banche, fuori i partiti dalle banche. Bene, sei intervenuto su cosa? Esattamente, su Sbanchiamoli, su questa proposta di preparazione della proprietà in mano alle fondazioni delle banche. Specifico che io ho partecipato a titolo personale, sono membro della direzione dei Radicali Italiani e ho impegnato solo la mia persona, non il movimento in quanto tale, però voglio sottolineare anche che Marco Pannella ha sottoscritto l'appello perché questo si realizzi. Andando al dunque, noi abbiamo una situazione drammatica. L'Italia è stata vittima di una grande crisi economica in seguito alla speculazione finanziaria, che non ha riguardato però le nostre banche italiane. È stato il frutto di un annoso debito pubblico che è stato accumulato per 40 anni per il mancato rispetto della legge, sostanzialmente la violazione dell'articolo 81. Ma una volta che la crisi globale finanziaria si è trasformata in crisi economica, le nostre banche hanno avuto grandi problemi, perché le imprese italiane, comprese le banche, quindi comprese le imprese finanziarie, sono sottocapitalizzate. Cosa è accaduto a questo punto? Che, come detto, negli anni 90 la legge Amato e poi le successive modifiche fatte da Ciampi, fatte da Tremonti, hanno attribuito a enti locali, quindi comuni, province, regioni e numerosi soggetti di prossimità, come si dice in base al titolo quinto, quindi che ne so, le università, le curie, gli ordini professionali e molti altri soggetti, ad indicare all'interno delle fondazioni il board. Perché? Perché le banche popolari di credito nacquero come enti di mutuo soccorso, poi furono nazionalizzate sotto il fascismo. Noi sappiamo la continuità tra fascismo e seconda e prima repubblica, che si è dimostrata praticamente proprio con questo controllo delle banche. Quando l'hanno perso per finta. Ci hanno preso questi soldi, li hanno donati alle banche, che sono degli enti pubblici con missione, cioè sono gli enti privati con commissione pubblica. Il problema grosso è che poi la politica decide chi fa parte delle fondazioni. Spesso sono degli ex politici, il caso più noto è quello di Chiamparino, che da sindaco di Torino è diventato presidente della fondazione ed è pronto a ricandidarsi per le note vicende che sono state svelate dai radicali e dall'associazione Adelaide Aglietta, e quindi si va di nuovo al voto e lui si riciclerà. Qual è il problema effettivo? Che queste fondazioni come scopo primario hanno quello di dover elargire sul territorio un welfare di prossimità, e una situazione economica come questa è molto importante. Contemporaneamente la crisi ha fatto sì che le banche avessero bisogno di nuovi capitali. I partiti, per non perdere il controllo di banche, quindi fondazioni, e ad aiutare quindi i capitalisti assistiti, gli amici dei partitocrati, hanno addirittura intaccato il patrimonio, riducendo le erogazioni pur di riuscire a mantenere il controllo delle banche. E nonostante ciò, noi sappiamo per studi effettuati che se non viene modificato questo assetto, o le fondazioni non ricapitalizzano le banche con il rischio di fallimento, o le banche mangiano il patrimonio delle fondazioni facendo fallire la missione. A questo punto sarebbe molto più serio fare una privatizzazione vera, facendo sì che con tutte quante le accortezze temporali, noi abbiamo previsto un percorso che mediamente a 6 anni di tempo nella normalità per la cessione delle quote azionarie, perché noi sappiamo che quando offriamo molte azioni sul mercato il prezzo si abbatte, quindi con tutta una serie di meccanismi procedurali molto responsabili. Noi vorremmo che le fondazioni uscissero dal capitale azionario delle banche per darlo agli investitori istituzionali, cioè le imprese creditizie che fanno questo per professione, sperando che lo facciano meglio di come hanno fatto dal 2007 in poi, perché purtroppo il sistema bancario internazionale ha parecchi problemi che magari non è questa la sede per affrontare, ma insomma l'Italia è una specificità di un caso generale grave. Grazie Alessandro Massari, che vedremo nuovamente su Liberi TV con qualche trasmissione. Grazie ancora. Grazie a Liberi TV perché mi ospita sempre, io sono un vostro fan e quindi sono anche iscritto. Iscrivetevi a Liberi TV, iscrivetevi al Partito Radicale Transnazionale, iscrivetevi a Radicali Italiani. Forza Marco, perché hai sottoscritto questa battaglia per la libertà, per il diritto alla conoscenza. Credo che sia veramente una battaglia fondamentale, un corollario di quella che tu stai conducendo, ma assolutamente omogenea e coerente. Forza Marco.